Il Sole è una stella di media grandezza, eppure potrebbe contenere 1.300.000 Terre. È anche 333.000 volte più pesante del nostro pianeta. La NASA ha tradotto le onde radio delle atmosfere dei pianeti in suoni udibili. È così che gli astronomi hanno scoperto che Nettuno emette un suono che somiglia alle onde dell'oceano, Giove al rumore che senti sott'acqua e Saturno alla musica di sottofondo di un film dell'orrore. Qui sulla Terra, è tutto jazz. No, me lo sono inventato. La superficie del Sole è rovente, ma un fulmine è 5 volte più caldo. La Terra viene colpita da 100 fulmini al secondo, ovvero 8 milioni di fulmini al giorno e circa 3 miliardi all'anno. Scioccante. Se un giorno riuscissi ad andare sulla Luna e vedessi delle impronte fresche, non significherebbe che c'è qualcuno lì insieme a te. Impronte e segni simili possono durare anche milioni di anni sulla Luna, perché questa non ha un'atmosfera. Non ci sono venti, nemmeno una leggera brezza, a cancellarli. Gli astronomi hanno trovato il buco più grande dell'universo. È il vuoto gigante che si estende per 1 miliardo di anni luce. L'hanno trovato per caso. Uno dei membri del team di ricerca era un po' annoiato e voleva controllare cosa stesse succedendo in un punto freddo. Si tratta di un'anomalia nella mappa della radiazione cosmica di fondo, o CMB in inglese. È un debole bagliore di luce che giunge fino al nostro pianeta da diverse direzioni e riempie l'universo. Attraversa lo spazio da quasi 14 miliardi di anni ed è il bagliore residuo del Big Bang. Dunque, cadi al centro di un buco nero e ti prepari per una triste fine. Non per forza. Cadere in un buco nero non distruggerà necessariamente te o la tua astronave. Ma per sopravvivere devi scegliere un buco nero grande. Se cadi in uno piccolo, il suo orizzonte degli eventi sarà troppo stretto e a ogni centimetro percorso la gravità aumenterà. Quindi se tendessi il braccio in avanti, sulle dita la gravità sarebbe molto più forte che sul gomito. La tua mano quindi si allungherebbe e sentiresti un certo disagio. Più che un disagio, a dire il vero. Le cose cambiano se cadi in un buco nero supermassiccio, come quelli al centro delle galassie. Possono essere milioni di volte più pesanti del Sole. Il loro orizzonte degli eventi è ampio e la gravità non cambia così rapidamente. Quindi la forza che sentiresti sulle gambe e sulla testa sarebbe più o meno la stessa e potresti arrivare fino al suo centro. E questo mito è sfatato. Se dovessi guardare un film toccante nello spazio e iniziassi a piangere, non scenderebbe alcuna lacrima. Si raccoglierebbero intorno agli occhi. Questi sarebbero troppo secchi e sentiresti solo bruciore. Qualsiasi liquido esposto sul tuo corpo evaporerebbe, compresa la parte esposta della lingua. A proposito di bruciore, nello spazio non può esserci fuoco. Il fuoco può propagarsi solo quando c'è ossigeno e poiché nello spazio non c'è, Una volta esplose, le stelle non dovrebbero tornare in vita. Ma alcune in qualche modo sono sopravvissute all'esplosione da supernove. Queste stelle zombie sono piuttosto rare. Gli scienziati ne hanno trovata una davvero grande, chiamata LP40365. È una nana bianca parzialmente bruciata. Una nana bianca è una stella che ha bruciato tutto il suo idrogeno, che in precedenza era il suo combustibile. In questo caso l'esplosione finale è stata troppo debole, non abbastanza potente da distruggere l'intera stella. È come se una stella volesse esplodere ma non ci riuscisse, motivo per cui una parte sopravvive. Se mai dovessi andare nello spazio, non toglierti la tuta spaziale, a meno che tu non sia dentro un'astronave. L'aria nei polmoni si espanderebbe, così come l'ossigeno nel corpo. Ti gonfieresti come un palloncino, il doppio delle tue dimensioni normali. Fortunatamente però la pelle sarebbe abbastanza elastica da tenerti insieme, quindi non esploderesti. Quando qualcosa entra in un buco nero, cambia forma e si allunga, proprio come uno spaghetto. Ciò accade perché la forza gravitazionale allunga l'oggetto in una certa direzione, ma allo stesso tempo lo comprime in un'altra. A proposito, un buco nero grande quanto un atomo ha la massa pari a una montagna molto grande. Ce n'è uno al centro della Via Lattea, chiamato Sagittarius A. Ha una massa uguale a miliardi di soli, ma fortunatamente è molto lontano da noi. Se urlassi su un asteroide, non saresti mai in grado di sentirlo. Sì, nei film si sente il rumore delle astronavi e delle battaglie nello spazio, ma è tutto finto.
Il suono è un'onda che si diffonde a causa delle molecole che vibrano. Una persona batte le mani a pochi metri da te. L'onda sonora inizia a spingere la prima molecola d'aria accanto all'applauso, poi la seconda, la terza e così via, finché l'onda non raggiunge l'orecchio. Quindi, per diffondere il suono, abbiamo bisogno di molecole come l'aria o l'acqua. Nella nostra atmosfera le onde sonore si diffondono, ma lo spazio è un vuoto. Non c'è niente. Puoi battere forte le mani, ma non ci saranno molecole a vibrare e a trasportare quel suono. Per portare avanti una conversazione avresti bisogno di una radio o di ottime capacità di lettura labiale. I meteoroidi orbitano attorno al Sole, mentre la maggior parte dei detriti artificiali orbita attorno al nostro pianeta. Abbiamo lanciato nello spazio quasi 9.000 veicoli spaziali, dai satelliti ai razzi. Anche i pezzi più piccoli possono danneggiare un veicolo spaziale a velocità elevate. Galassie, pianeti, comete, asteroidi, stelle e corpi spaziali sono ciò che effettivamente vediamo nello spazio, ma occupano meno del 5% dell'universo. La materia oscura, uno dei più grandi misteri dello spazio, è il nome che usiamo per tutta la massa dell'universo non ancora visibile. E ce n'è molta, potrebbe costituire il 25% dell'universo. L'energia oscura costituisce l'altro 70% dell'universo. Il totale è 100, giusto? Ora diamo un'occhiata alla Luna. Ci guarda sempre da un solo lato. Ciò significa che la Luna ha un lato oscuro e che i raggi del Sole non ci arrivano mai. Falso. Il punto è che la Luna è in rotazione sincrona con la Terra. La Luna ha sia giorni che notti, è solo che la sua rotazione è perfettamente allineata con la rotazione terrestre. Quindi, ogni volta che guardi la Luna, ne vedi solo un lato. E visto che il Sole batte anche sul lato oscuro, dovremmo chiamarlo lato lontano, piuttosto che oscuro. Abbiamo anche delle foto di questo lato. Lì c'è uno dei più grandi crateri del nostro intero sistema solare, il bacino Polo Sud Aitken. È largo quanto due volte il Texas. Wow! Un mito che si è rivelato falso affermava che non siamo mai stati davvero sulla Luna. Questa è la tuta spaziale originale dei primi astronauti che ci sono stati. Guarda la suola della scarpa. Alcune persone affermano che non avrebbe potuto lasciare un'impronta simile. In realtà è possibile. Sulla Luna gli astronauti indossavano un altro paio di stivali sopra le tute e queste suole corrispondono perfettamente alle impronte sulla Luna. Gli astronauti non ne avevano più bisogno quando hanno lasciato la Luna e li hanno lanciati alla fine della passeggiata lunare. Hanno lasciato anche un sacco di altre cose lì. Hanno persino lanciato i braccioli dei sedili del modulo lunare per ridurne il peso. Contando tutte le missioni lunari Apollo, il peso totale dei rifiuti sulla Luna è di circa 187 tonnellate, inclusi diversi rover lunari, detriti di veicoli spaziali, 6 moduli lunari e altre attrezzature. È quanto 3 Boeing 737. Un altro mito sul Sole è che è giallo. Ora ti manderemo nello spazio. Guarda fuori dal finestrino e... è bianco! Il Sole ci appare giallo perché viene filtrato dalla nostra atmosfera. La composizione dell'aria e il suo spessore distorcono la sua luce, ma le stelle sono di diversi colori. Le stelle più fredde hanno colori che variano dall'arancione al rosso brillante. Queste sono solitamente stelle molto antiche, più vecchie del nostro Sole. Le stelle giovani sono molto calde e blu brillante. Il Sole è nel mezzo di questo spettro. Oh, un altro mito sugli asteroidi. Stiamo superando l'orbita di Marte. Wow, siamo nella fascia di asteroidi e dobbiamo schivare rocce giganti e blocchi di ghiaccio. Ci sono dense nubi di asteroidi. Non è vero. Il fatto è che lo spazio è talmente vasto che le distanze sono incredibili. Tutte le rocce e i detriti nella fascia degli asteroidi rappresentano solo il 4% del peso della Luna. Quindi non ce ne sono così tanti. Per comprendere la dimensione del vuoto nello spazio, osserva la collisione di due galassie. Ci sono miliardi di stelle in ognuna di esse, e anche se si avvicinassero, è improbabile che si verifichino delle collisioni. Su Venere ci sono temperature eccezionalmente elevate, abbastanza calde da sciogliere il piombo. È il pianeta più caldo del Sistema Solare, con un'altissima pressione atmosferica e venti superforti. Sono 50 volte più veloci della rotazione del pianeta stesso. Stanno anche diventando più forti nel tempo, e gli scienziati non sanno perché. Ma hanno trovato qualcosa di interessante nelle nuvole del pianeta. Un potenziale segno di decomposizione di materia biologica. Ci potrebbe essere vita? Non proprio, dal momento che Venere ha un'atmosfera secca e ventosa, e non c'è abbastanza acqua.
Gli anelli attorno ai pianeti sono più comuni di quanto pensassimo. Gli anelli di Saturno sono i più famosi e spettacolari. Sono in parte costituiti da ghiaccio d'acqua scintillante. Non c'è nulla di simile nel resto del sistema solare. Anche Giove, Urano e Nettuno hanno degli anelli, molto probabilmente costituiti da polvere e particelle rocciose. E non solo i pianeti. Gli astronomi hanno scoperto che ci sono anelli anche attorno a un asteroide, Chariklo. A proposito di anelli, perché pensi che la Terra non li abbia? I giganti gassosi hanno anelli, mentre quelli rocciosi no. Due teorie spiegano come si formano gli anelli. Potrebbero essere resti dei tempi in cui si sono formati i pianeti. Potrebbero essere materiale residuo di un impatto che ha distrutto una luna sconosciuta. O ancora, la gravità potrebbe aver fatto a pezzi la luna del pianeta madre. Non è chiaro perché solo i pianeti gassosi abbiano degli anelli. Si sono formati nell'area esterna del nostro sistema solare, mentre i pianeti rocciosi solo all'interno. Può essere già un indizio. Forse questi pianeti rocciosi interni avevano una protezione migliore dai forti impatti che avrebbero potuto formare gli anelli. Quindi, nel sistema solare esterno ci sono più lune e anelli. Un altro indizio potrebbe essere che i pianeti più grandi sono anche più voluminosi, e per questo gli anelli sono più stabili. Alcune teorie affermano addirittura che la Terra avesse degli anelli. Molto tempo fa, il nostro pianeta si è scontrato con un oggetto delle dimensioni di Marte, che probabilmente ha formato un denso anello di particelle e detriti. Ma la nostra storia è un po' diversa da quella dei pianeti esterni, e quegli anelli probabilmente si unirono e formarono la Luna. Conosciamo la forma dell'universo? Einstein ha inventato la teoria della relatività generale. Diceva che l'universo potrebbe essere di una di queste tre forme: chiuso come una sfera, aperto come una sella o piatto come un foglio di carta. La sua forma determina se è infinito o meno e se si espanderà per sempre o collasserà. La forma dell'universo dipende dalla sua densità e dalla velocità di espansione. Uno dei modi migliori per determinarne la forma è usare il fondo cosmico a microonde, CMB in inglese. È il bagliore residuo dell'universo, rimasto dal Big Bang. Le onde sonore che si stavano muovendo attraverso l'universo nelle sue fasi iniziali hanno prodotto variazioni spaziali piuttosto piccole nella temperatura della luce. I risultati degli studi hanno dimostrato che probabilmente l'universo si sta espandendo in tutte le direzioni, il che significherebbe che è piatto. Come mai il Sole è caldo mentre la Luna è fredda? Il Sole emana calore perché il suo nucleo è estremamente caldo. All'interno la pressione è piuttosto alta e l'idrogeno si trasforma in elio. È così che il Sole crea luce e calore. La luce solare e il suo calore sono sufficienti a illuminare le nostre giornate sulla Terra e per sostenere la vita, anche se il Sole si trova a circa 150 milioni di chilometri di distanza. La Luna non è calda perché non ha un'atmosfera, quindi non può assorbire la luce solare come il nostro pianeta. La superficie diventa molto calda durante il giorno, circa 100 gradi centigradi, ma poiché non c'è atmosfera, la temperatura scende drasticamente durante la notte, fino a meno 173 gradi. Il Sole è caldo, ma lo spazio intorno è molto freddo. Il calore è l'energia che gli oggetti immagazzinano al loro interno. La temperatura è il modo in cui misuriamo se una cosa è calda o fredda. Quindi, quando trasferisci il calore a determinati oggetti, la loro temperatura aumenta. E se lo si toglie, la temperatura scende. Puoi trasferire calore in tre modi diversi: per convezione, per conduzione e per irraggiamento. La convezione funziona su gas e liquidi, e la conduzione nei solidi. La temperatura influisce solo sulla materia. Nello spazio non ci sono abbastanza particelle, è quasi un vuoto completo, il che significa che il trasferimento di calore non è efficace. L'unico modo per riuscirci è attraverso le radiazioni. Quando il calore del Sole cade su un oggetto sotto forma di radiazione, gli atomi che lo compongono assorbiranno energia. Questa energia muove gli atomi, che a loro volta, durante questo processo, producono calore. Nello spazio, la temperatura degli oggetti rimane la stessa per molto tempo. Gli oggetti freddi rimangono freddi, e quelli caldi rimangono caldi. Se metti qualcosa al di fuori dell'atmosfera terrestre e lo esponi alla luce solare diretta, il Sole lo riscalderà a circa 120 gradi centigradi. Gli oggetti nello spazio esterno che circondano il nostro pianeta e non ricevono direttamente luce solare si trovano a 10 gradi centigradi.
Questa temperatura deriva dal fatto che ci sono molecole che sfuggono alla nostra atmosfera, quindi il Sole le riscalda. Pensavamo che l'acqua fosse davvero rara nello spazio, ma ora sappiamo che c'è acqua ghiacciata in tutto il sistema solare. Per cominciare, la si può trovare su asteroidi e comete, e anche nei crateri che sono sempre in ombra su Mercurio e sulla Luna. Su Marte c'è ghiaccio ai poli, sotto la polvere. Potrebbe non essere abbastanza per sostenere delle colonie umane, ma è comunque qualcosa. Anche altri corpi nel nostro sistema solare contengono ghiaccio, come il pianeta nano Cerere e una delle lune di Saturno, Encelado. Europa, una delle lune di Giove, potrebbe essere una probabile candidata a contenere la vita. Probabilmente ha un intero oceano sotto la sua superficie ghiacciata. Potrebbe esserci il doppio dell'acqua di tutti gli oceani del nostro pianeta messi insieme. Anche Titano, la più grande delle lune di Saturno, ha un ciclo liquido, ma non di acqua. Questo ciclo muove i materiali tra la superficie e l'atmosfera. Diciamo che a prima vista somiglia al ciclo dell'acqua sulla Terra, ma gli immensi laghi su Titano sono pieni di etano e metano. C'è però la possibilità che sotto ci sia dell'acqua. Nettuno è circa 30 volte più lontano dal Sole rispetto a noi. Riceve meno luce e calore rispetto alla Terra, ma irradia anche molto più calore di quello che riceve. Molte cose accadono nella sua atmosfera, specialmente se in confronto al suo vicino, Urano. Urano è più vicino al Sole, ma irradia comunque la stessa quantità di calore di Nettuno. I venti su Nettuno sono incredibilmente potenti, 2400 km orari. Nessuno sa ancora perché. Potrebbe essere una contrazione gravitazionale, energia proveniente dal suo nucleo o il Sole. Spero che prima o poi lo scopriremo. Riesci a immaginare il ghiaccio caldo? Esiste a soli 33 anni luce da noi, su un pianeta extrasolare, Gliese 436b. Questo pianeta è costituito da diversi elementi d'acqua che formano ghiaccio ardente. Il ghiaccio è solido a causa della forte pressione e le temperature in superficie sono estreme e possono arrivare ai 300 gradi centigradi. Ecco perché l'acqua ghiacciata è rovente e diventa vapore. Immagina di mettere del ghiaccio nel tuo caffè per riscaldarlo. Quando osservi le stelle è come se guardassi nel passato. Le stelle sono molto lontane e ci vuole tempo prima che la loro luce raggiunga il nostro pianeta. Quindi è possibile che alcune abbiano già esaurito il loro carburante e non siano più vive. I pilastri della creazione sono un buon esempio. Fanno parte di una regione a 7000 anni luce da noi, chiamata Nebulosa Aquila. Sono nuvole di gas e polvere a forma di pilastri. Gli scienziati le hanno scoperte nel 1995, ma in realtà un'esplosione di supernova ha distrutto questi pilastri almeno 6000 anni fa. Quindi l'immagine del 1995 mostra com'erano questi pilastri 7000 anni fa. Su Marte c'è il vulcano più grande finora conosciuto nel sistema solare, Olympus Mons. È più grande dell'intero stato delle Hawaii e 100 volte più grande del vulcano più grande sulla Terra, Mauna Loa. Il pianeta rosso sembra tranquillo, ma una volta grandi vulcani dominavano la sua superficie. I vulcani sul pianeta rosso sono così grandi perché la gravità è molto più debole rispetto alla Terra. Inoltre, la crosta del nostro pianeta si muove continuamente, mentre probabilmente quella marziana è del tutto immobile. Guardando foto scattate dalle navicelle spaziali o dalla Stazione Spaziale Internazionale che mostrano oggetti illuminati dal Sole, come la Terra o la Luna, penserai che c'è qualcosa che non va. Lo spazio sembra così vuoto. Nessun cielo notturno pieno di stelle. Sarebbe noiosissimo andare a vedere le stelle nello spazio, perché il cielo è sempre nero. Di giorno, il cielo che vediamo dal nostro pianeta è blu per via della diffusione della luce. Succede quando la luce del Sole attraversa l'atmosfera. Ma se fossi sulla Luna o da qualche altra parte nello spazio, non ci sarebbe l'atmosfera a diffondere la luce. Ecco perché il cielo sembrerebbe sempre nero. Ma ciò non significa che non sia luminoso. Se guardassi fuori dalla stazione spaziale, vedresti esattamente la stessa quantità di luce diretta del Sole che vedi dalla finestra del tuo appartamento in una giornata senza nuvole, forse anche di più. Se fai una foto in una giornata assolata, sicuramente usi un'esposizione corta, con un diaframma quasi del tutto chiuso. In questo modo solo un piccolo raggio di luce entra nella fotocamera,
Allo stesso modo, le nostre pupille si contraggono al sole per proteggersi dalla troppa luce. E poiché nello spazio la luminosità è la stessa, il processo è identico anche lì, quando si fanno foto di oggetti illuminati. Usando un'esposizione corta, puoi ottenere delle buone foto luminose della Terra e della superficie lunare. Ma non si vedranno stelle nella foto. Anche lassù le stelle sono relativamente poco luminose. Non emettono abbastanza luce per comparire in foto scattate con queste impostazioni. Il nostro pianeta ha un cielo blu che si tinge lentamente di una meravigliosa tonalità arancio-rossa al tramonto e all'alba. Ma se ti capitasse di osservare un tramonto da Marte, dovresti aspettarti il contrario, un cielo arancio-bruno di giorno che diventa blu al tramonto. Prima di tutto, Marte è molto più lontano dal Sole del nostro pianeta. Quindi, se guardi il Sole dalla superficie di Marte, ovviamente sarà più tenue e piccolo. E non solo. Il Sole che si vede da Marte è solo un puntino blu e bianco circondato da un alone blu. L'atmosfera rarefatta del pianeta rosso contiene grandi particelle di polvere. Creano un effetto chiamato diffusione di Mai, che ha luogo quando il diametro delle particelle nell'atmosfera è quasi lo stesso della lunghezza d'onda della luce. Per questo la luce rossa dei raggi solari viene respinta. E quindi su Marte solo la luce blu raggiunge i nostri occhi. Come mai la Terra non ha anelli? Tutti i giganti gassosi del Sistema Solare, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, hanno degli anelli, mentre i pianeti rocciosi, Mercurio, Venere, Terra e Marte, no. Ci sono due teorie su come si formano gli anelli attorno ai pianeti. Potrebbe esserci ancora tanto materiale residuo che risale all'epoca in cui i pianeti si sono formati. Oppure potrebbero essere i resti di una luna distrutta da una collisione con qualche corpo spaziale o spezzata dalla forza gravitazionale del pianeta più vicino. I giganti di gas si sono formati nell'area più esterna del Sistema Solare, mentre tutti i pianeti rocciosi sono nell'area più interna. È probabile che i pianeti interni fossero più protetti da possibili collisioni che avrebbero dato origine agli anelli. Inoltre, i pianeti più grandi hanno una gravità più forte. Ciò significa che sono in grado di mantenere gli anelli stabili dopo che si sono formati. Alcuni esperti credono che anche la Terra avesse un sistema di anelli molto tempo fa. Un oggetto della grandezza di Marte avrebbe colliso con il nostro pianeta, creando un anello denso di detriti. Altri pensano che questi detriti non abbiano formato un anello, ma che abbiano creato quella che oggi chiamiamo Luna. C'è probabilmente un pianeta gigante nascosto alle estremità del Sistema Solare, molto più in là di Nettuno. Gli scienziati chiamano questo misterioso ipotetico mondo pianeta 9. Se esistesse davvero, probabilmente sarebbe simile a Urano o Nettuno e 10 volte più grande del nostro pianeta. Ruoterebbe forse intorno al Sole, ma nelle zone esterne del Sistema Solare, circa 20 volte più lontano di Nettuno. Secondo un'altra teoria interessante, il pianeta 9 potrebbe essere un buco nero grande come un pompelmo che deforma lo spazio proprio come un grande pianeta. Anche se prima pensavamo che fosse rara nello spazio, l'acqua esiste in tutto il Sistema Solare. Per esempio, spesso si trova negli asteroidi e nelle comete. E anche nei crateri della Luna e di Mercurio. Ancora non sappiamo se ce n'è abbastanza da supportare delle eventuali colonie umane. Ma c'è decisamente dell'acqua là fuori. Anche su Marte si trova dell'acqua, ai poli, e per la maggior parte raccolta in strati di ghiaccio che si trovano sotto la polverosa superficie del pianeta. Anche Europa, la luna di Giove, ha dell'acqua ed è la candidata più probabile a ospitare vita fuori dalla Terra. Esiste probabilmente un intero oceano di acqua liquida sotto la sua superficie ghiacciata. Potrebbe addirittura contenere due volte l'acqua degli oceani terrestri. Nettuno è sorprendentemente caldo, anche se si trova 30 volte più lontano dal Sole del nostro pianeta e riceve meno luce e calore. Ma irradia comunque più calore di quanto ne riceve. La sua atmosfera è molto attiva, più di quanto ci si aspetti, specialmente rispetto al vicino Urano. Entrambi questi pianeti emettono la stessa quantità di calore, anche se Urano è più vicino al Sole. Nessuno sa perché. Su Nettuno ci sono venti molto forti che possono raggiungere i 2400 km/h. Saranno i venti a produrre questo calore? O il nucleo del pianeta? O la sua forza gravitazionale? C'è un mostruoso buco nero che sfreccia nello spazio alla velocità di 8 milioni di chilometri all'ora. Gli scienziati lo hanno localizzato con il telescopio spaziale Hubble.
hanno stimato il suo peso attorno a quello di un miliardo di soli e ritenevano si trovasse al centro della sua galassia. Ma alcune forze gravitazionali lo stanno spostando. A un certo punto lascerà la sua galassia e continuerà a vagare nell'universo. Per fortuna è ancora a 8 miliardi di anni lontano da noi. Le tempeste solari sono così potenti che potrebbero lasciarci al buio completo. Nel luglio del 2012, la più forte tempesta solare in 150 anni ha mancato la Terra di poco. L'espulsione di massa coronale consiste in grandi bolle di gas ionizzato. Queste sfrecciarono nella nostra orbita. Se fossimo stati nel loro mirino, ci avrebbero colpito di sicuro. La materia solare che sfrecciava verso la Terra avrebbe danneggiato i computer e causato interruzioni di corrente che sarebbero durate mesi. Un'inattesa tempesta solare ha colpito la Terra il 25 giugno 2022. Un fotografo è riuscito a catturare le incredibili aurore luminose nel cielo di Calgary, in Canada, durate 5 minuti. Erano causate dalla tempesta. Le stelle vampiro esistono davvero. Sono parte di un sistema stellare binario e sono in grado di succhiare letteralmente la vita dell'altra stella. Lo fanno per brillare per un periodo più lungo. Funziona così. Una stella più piccola, con una massa minore, ruba l'idrogeno alla sorella per aumentare la propria massa. Poi la stella vampiro diventa più calda. Inoltre cambia colore e diventa di un blu elettrico. Così sembra più giovane. Il colore dell'universo è soprannominato latte cosmico. La luce che proviene dalle galassie, dalle stelle e dalle nuvole di gas e polvere nell'universo che conosciamo ha un colore specifico. È una tinta avorio che si avvicina molto al bianco. L'universo ci appare di questo colore perché ci sono più aree che si colorano di luce verde, gialla e rossa rispetto a quelle che emettono il blu.